Impara naturalmente è la nuova proposta educativa pensata da Zoomarin per tutte le scuole. Riscoprire il nostro speciale rapporto con l'ambiente, una sinergia tra uomo e natura da scoprire e tutelare, usare la mente per preservare la natura. Il centro di primo soccorso, luogo dove apprendere come salvaguardare le specie a rischio che popolano i nostri mari. Zoomarin si impegna a promuovere progetti didattico-educativi e scientifici per ampliare l'offerta educativa del parco. La nostra proposta educativa include 4 dimostrazioni educative che hanno lo scopo di insegnare il rispetto degli animali e stimolare l'attenzione sulle principali minacce al loro benessere. La dimostrazione educativa vuole porre l'attenzione sul problema dell'inquinamento dei nostri mari e come l'uomo può comunicare attraverso l'addestramento con gli ospiti del mare. Conoscere i delfini, imparare a comprenderli e capire lo speciale rapporto che li lega all'uomo. Conoscere i pinnipedi, capire le differenze tra leoni marini e foche. La dimostrazione educativa ha lo scopo di sensibilizzare sui cambiamenti climatici che stanno mettendo in pericolo queste specie animali. Conoscere gli uccelli tropicali e acquatici, splendidi e variopinti animali spesso minacciati dal deforestamento e dal commercio illegale. La nostra dimostrazione educativa insegna come prenderci cura di questi splendidi animali. Amici di Zampa, una dimostrazione per conoscere meglio i nostri animali domestici. Come prenderci cura di un cane? Come comunicare con lui? Come accudire una testuggine o un coniglietto? Questo è l'obiettivo della nostra dimostrazione educativa. Tra le novità educative della proposta 2022, il Lemuri Lab. Un percorso interattivo che rappresenta un'occasione di approfondimento per conoscere questa specie animale purtroppo a rischio di estinzione. Gli alunni potranno visitare il giardino dei lemuri, conoscendo gli animali da vicino, scoprire come vivono e cosa mangiano. Potranno preparare il loro cibo e i loro giochi, osservando come i lemuri interagiscono. Tra le nuove proposte educative, i petauri, più conosciuti come scoiattoli volanti. Ogni laboratorio è pensato per coinvolgere gli alunni in modo attivo, stimolando la loro curiosità e sensibilizzandoli sulla cura e il rispetto verso gli animali e l'ambiente. Sono in arrivo a Zoomarin gli alpaca. Splendidi e teneri animali, gli alpaca sono un esempio di come vivere nel territorio in modo sinergico. La loro presenza ha un impatto molto basso sull'ambiente e non compromette il territorio nel quale vivono. Gli alpaca, invece di tirare l'erba dalle radici quando mangiano, la tagliano, favorendo così la ricrescita delle piante stesse. A Zoomarin è possibile tornare indietro nel tempo. L'era dei dinosauri è un'occasione per approfondire lo studio della preistoria e dei dinosauri. Un'esposizione permanente a disposizione per le scuole. L'educazione stradale è sempre più importante nella formazione degli studenti. Apprendere le regole della strada permette la formazione di cittadini responsabili. Zoomarin ha scelto di dedicare a questo importante e attuale tema una nuova attrazione didattica. Nella nostra proposta didattica non abbiamo però dimenticato anche i momenti di intrattenimento ludico. Il Museo del Selfie, un'area scenografica dove scattare foto con giochi di illusione. Il Cinema 4D, un'occasione di apprendimento alternativo, con proiezioni didattiche per sensibilizzare il pubblico su tematiche ambientali. In occasione dell'uscita didattica è possibile usufruire anche del nostro servizio di ristorazione interno. A soli 5 euro a persona, un menù completo ed espresso.
Per andare incontro alle esigenze delle scuole e delle famiglie, Zoomarin ha scelto di ridurre i prezzi della proposta educativa rispetto agli anni passati, offrendo l'opportunità di una gita alla carta. Ogni insegnante potrà quindi personalizzare la propria uscita didattica in modo unico. Impara Naturalmente offre la possibilità di studiare la natura nella natura, in linea con la richiesta del MIUR di sensibilizzare maggiormente gli alunni sui temi dell'educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, tenendo conto anche degli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU. A tutte le insegnanti che organizzeranno la gita, Zoomarin regalerà l'abbonamento stagionale 2022. Vi aspettiamo presto, Zoomarin per tutti!